Andrea, oggi ho a disposizione un nuovo pacco che ci è arrivato, però mi sembra che tu sappia già di che pacco si tratta perché casualmente ti sei vestito con un marchio abbastanza conosciuto, New Balance, ma soprattutto stai bene. Ehi, non stavo facendo le foto alle scarpe, così dopo le metto su Instagram e facciamo le fotine. No, io sto bene, non mi freghi più, avevo portato un po' di magliette perché ho detto dopo sembro quello sempre a caso, invece visto che hai messo su New Balance non mi freghi più, ormai ti conosco e ne avevo una New Balance che mi ha dato la fra questa per No, ma dirti. secondo me te l'ha detto un follower che tra l'altro ci ha offerto un coffee e quindi lo ringraziamo e quindi però questa cosa ti ha permesso di capire le mie tecniche. Sì, è vero, è stato un follower, perché se no io potevo Se andare avanti no, nella no, beh, ma vita. tu eri distratto con le scarpe. È passata tua moglie dietro, mi ha distratto lei, è vero. La vuoi aprire tu la scarpa? Tocca di solito a me l'unboxing, no? Sì, ma infatti sono un po' preoccupato perché con la sinistra non è che sappia lanciare No, molto aspetta, bene. aspetta, aspetta, aspetta. Vai. Questa è stata colpa mia. Attenzione che comunque domenica, non so bene quando uscirà questo video, ci sarà o c'è già stata la DJ Ten. È questa domenica, non è la prossima. È questa domenica, è questa domenica. Non so che scarpa potrebbe essere, comunque a noi New Balance piace solo un modello, un piccolo modello non è di tuo gradimento, ma secondo me è soltanto perché tu ricordi Proust che ti aveva ricordato il fatto che hai utilizzato quella scarpa durante il lockdown. Mamma mia, sì, me lo ricordo. Ma mi ricordo anche il giorno in cui piovevo. Ah no, 660 forte e 340 metri di recupero fino a che non scattava il chilometro con sulle 1080. Sembra passata un'eternità, ma 2 anni. Non ce la faccio, Max, è durissima sta roba qua. Ma mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche di questa scarpa? Il marchio no, il marchio lo posso dirtelo con certezza. Il marchio no. Presa. Allora, aspetta che c'è la carta che mi frega. A parte che è cambiato un sacco, va bene, dai, allora tanto parte anche non è la 1080 perché è abbastanza bassa. La 1080 la conosci benissimo. La sento abbastanza pesante, è una scarpa da lento, ma non saprei dirti cos'è. Beh, però comunque anche le scarpe da lento di New Balance sono molto reattive, questo a onor del vero. Sì, infatti la mescola era super, anche questa mescola mi sembra un po' cambiata, mi sembra un Ma è la po'. Fuel Cell o la Fresh Foam X o qualcos'altro? Se è Fresh Foam X è cambiato, ma non è Fuel Cell. Boh. Ah, Mizzica, la versione da Run Like a DJ. Bella. Run like a DJ, e beh, poi magari la proveremo correndo in Valle Olona, magari no, non so dirti se ti voglio filmare, se ho tempo di farlo. Comunque, provala, dimmi se stesso numero, mezzo numero in più, e poi dopo ti faccio correre e mi dici che cosa ne pensi. Allora, è Fresh Foam X, forse, adesso ti dico la bestialità, all'interno, qua sull'esterno è un pochino più duro e all'interno che già sentivo zona del tallone che è un pochino più scoperta, più morbido. Quindi, boh, se è il tuo numero. Dovrebbe essere US 10 perché mi hanno No. detto che è una scarpa che veste molto stretta. A sto punto mi va bene il 10 invece che il 9,5. Forse però la 880 ha sempre avuto questa peculiarità di essere abbastanza strettina. Se mi ricordo anche ai tempi la 890 era una scarpa così stretta, quindi ci sta. Fai un piccolo test in Valle Olona e poi dopo tra qualche minuto ci vediamo, ripeto, non ti filmo perché non abbiamo tempo, però comunque fai questo test e poi mi dici. No, sì, adesso andiamo, dai. Tanto scarpa d'asfalto, giù c'è abbastanza asfalto, un po' di pista bianca, zona top per testare le scarpe. Va bene, grazie, ciao. Ciao! Andrea, allora cosa ne pensi di questa New Balance 880 V12 Run Like a DJ? Intanto che mi sembra più protettiva del solito rispetto alle vecchie 880, bella beh, questo colore qua è stupendo, versione speciale, top. In generale comunque bella tomaia, buona tomaia. Mi ha lasciato abbastanza impresso l'intersuola perché era quel grosso problema che aveva la 1080, la V10, che V11 che avevamo provato, c'era un po' di instabilità nella tomaia. Qui
qua tomaia molto più rinforzata, scarpa in generale più stabile, ha una pianta più larga a ricordo rispetto alla 1080, quindi diciamo che tiene un'intersuola molto morbida, soprattutto all'interno, ripeto, qua fuori mi sembra quasi da involucro, un pochino più dura, e quindi in generale stabilità e comfort pazzesco, e comunque è una reattività data dalla schiuma che secondo me è top. Spazio nell'avampiede, tiramene una nel frattempo, cosa ne pensi? Abbiamo detto che comunque abbiamo preso un numero in più rispetto a quello standard del nostro piede, secondo te comunque servirebbe mezzo numero in più? Dai, intanto te la lancio. Contando che è sempre stata una scarpa un po' giusta, se la prendi mezzo numero più grande diventa una scarpa come quelle che siamo abituati sempre ad avere. Se la prendi mezzo, cioè lo stesso numero, è la solita New Balance a cui 880 a cui si è abituato, quindi ripeto, una scarpa stretta sicuramente nell'avampiede, quindi è molto sfilata, e in punta c'è poco spazio, diciamo che non dovrebbe dar troppo fastidio, diciamo che era la peculiarità comunque della 880, quindi quella l'ha tenuta. Chi aveva le 880 direi di prendersi lo stesso numero, chi è abituato a una scarpa giusta con il centimetro davanti bisogna prendere mezzo numero in più. Poi nella recensione completa parleremo soprattutto del comportamento in corsa, l'hai utilizzata soltanto per una corsetta, cosa ne pensi di questo Fresh Foam X che comunque ci è sempre piaciuto ed era una delle caratteristiche fondamentali vincenti di questo marchio? Tutti i pro della schiuma sono rimasti, e in più la stabilità adesso è data da una buona conchiglia nel tallone, una tomaia che è vecchio stile, diciamo, molto stabile, rende il tutto molto stabile, e ripeto, secondo me la pianta più larga di quella della 1080, e la scarpa sembrerebbe un po' più corta, diciamo che la stabilità è super in questo caso. A livello di battistrada, per fortuna non ha ancora piovuto da quando l'abbiamo aperta, però nei prossimi giorni la testeremo meglio. Cosa ne pensi e come secondo te si comporterà durante questi giorni infausti di pioggia? Penso che non che cambi il clima, ma a parte che domenica che piove noi ce ne andiamo, quindi ma mi sembra che sia una gomma non troppo dura, il che secondo me favorirà la corsa sul bagnato, e ha delle belle intagliature nel battistrada, secondo me non avremo problemi di sorta a correre sul bagnato, però quello sì, lo dovremmo testare, però ripeto, secondo me il problema grosso della 1080 era proprio la tomaia un po' troppo lasca, questa qua invece è precisa, con questa tomaia qua così è, secondo me anche il piede, la scarpa seguirà bene, meglio il piede, quindi non avremo problemi sul bagnato. È una scarpa super flessibile, quindi ti pongo l'ultima domanda prima di andare a fare la recensione completa. Secondo te questa scarpa a chi adatta e per quali ritmi la utilizzeresti? Ma guarda, secondo me come per atleti come me e te è una scarpa adatta alle corse lente di tutti i giorni, comunque c'è una dose generosa di Fresh Foam nel tallone e anche nell'avampiede. È una scarpa sicuramente per atleti più leggeri, per atleti più pesanti c'è la 1080. Io ho sempre visto la 1080 più per scarpa da pesi sopra i 75 kg, questa invece sotto, anche se New Balance l'ha sempre dato al contrario. E la vedo come scarpa all around per atleti un po' più lenti, quindi atleti che vanno dai 4 ai 5,30, anche ai 6 al chilometro nei lenti, secondo me potrebbe essere un'ottima scarpa all around. Va bene, ovviamente si estrae la soletta e di conseguenza potreste anche mettere un plantare personalizzato. Grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Sono a Pisa. Va bene, grazie ancora, ciao. Ciao.